carote, il sedano, il sugo al pomodoro e basilico che ho avanzato ieri sera, lo scalogno, faccio la pasta al sugo finto che mi ha insegnato la mia amica Umbra. La pasta al sugo finto ha un nome che sembra buffo, ma è perché ricorda la tradizione dei poveri, cioè in realtà una volta, quando non c'era la carne, bisognava trovare qualcosa di alternativo e si sostituiva con le carote. Le carote erano tante, davano un bel colore e da qui il nome sugo finto, che ogni tanto le cuoche umbre, le vecchie cuoche umbre, rivisitano un po' a modo loro, aggiungendo o togliendo ingredienti. Io però oggi ho voglia di pasta, proprio di pasta, e quindi vabbè, mi tengo un po' più leggera, quindi ho scelto solo delle verdurine così. Poi questo magico frullatore che tutte noi donne abbiamo a casa e che ci aiuta veramente tanto, perché basta chiuderlo, tac, e via. Adesso, appena le carote soffriggono un po', posso mettere il pomodoro basilico che avevo avanzato della mia pasta di ieri e che, a dire la verità, mi profumava tutto il frigo. Voglio provare questi cavatappi al pomodoro e basilico. Oggi sono sola, la mia Franci rimane a scuola fino a tardi e io mi gusto il mio piatto di pasta in completo relax, guardando chi mi ha scritto sul blog. E poi un buon bicchiere di vino rosso, che non guasta mai. Voglia di un dolce, però devo fare una cosa veloce perché ho poco tempo, quindi ho pensato a una crema di mascarpone col succo di lamponi. È una rivisitazione in chiave moderna e veloce di un tiramisù che si può fare anche con le fragole, i frutti di bosco. Zucchero, come sempre, è a piacere. Io sono una golosa, quindi ne metto di più. Bisogna sempre avere un po' di pazienza, anche nella cucina veloce. Bisogna girarla bene perché sennò si formano dei grumi. Direi che va bene. Certo,
tiramisù lo faceva tutto in un altro modo. Questo vuol dire reinventarsi, creare. E poi un tocco finale, delle gelatine di frutta, sempre ai lamponi, con un po' di zucchero a velo colorato di rosa. Un cucchiaino. Un po' su mezzaglio.